Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos. E io sono Fedro. E benvenuti a questa 35esima puntata di Xenoblade Chronicles 2. Siamo finalmente tornati, tra parentesi diciamo, esatto. Stiamo registrando questo episodio dalla casa di ciascuno, insomma, vedrete entrambe le nostre facce con due webcam diverse. Esatto, purtroppo dobbiamo adattarci a queste nuove norme che ci rendono il modo di registrare un po' diverso. Comunque, andiamo avanti con Xenoblade Chronicles 2. Sono felicissimo di riprendere. Sì, mi manca. Anche perché c'è stata una pausa molto lunga e chiediamo veramente scusa a tutti, anche perché sta per uscire anche Xenoblade Chronicles Definitive Edition. È alle porte. È alle porte. Comunque, siamo arrivati nelle rovine della Morita. Dopo sì, essere la terra di Morifa, per la precisione. Nella puntata precedente siamo cascati qua con Mitra, non abbiamo trovato tutti i nostri compagni, per adesso abbiamo trovato solo Brigid e anche Poppy, e abbiamo trovato anche Jean, l'abbiamo aiutato, cioè Mitra che l'ha curato un pochino il suo cristallo perché stava quasi per distruggersi, per adesso abbiamo fatto un po' una pace momentanea. Esatto, Jean che è sempre stato il nostro acerrimo nemico, che per il momento si è unito al nostro party. Ricordiamo che Jean è alla ricerca di una soluzione per salvare Lora, se non ricordo male, giusto? Esatto. Lora che è la sua amata. Jean è il classico eroe romantico in un certo senso, è animato da un intento molto nobile nella sua missione. Certo. Comunque, ricordiamo che Laura era anche il suo ductor. Il suo ductor, esatto. Comunque, questa ambientazione è molto diversa rispetto alle altre che abbiamo visto nel corso dell'avventura. Sto notando, è una città abbandonata, distrutta, ma anche molto futuristica, assomiglia molto alle città che abbiamo noi qua nel nostro mondo. Nel nostro mondo, esatto. La cosa interessante è che questa ambientazione stride un po' con il resto di Alrest. D'altronde ci troviamo sotto le nuvole, in una civiltà che è stata completamente dimenticata da tutti. E sarà interessante scoprirne i dettagli. Vabbè, abbastanza. D'altronde, guardate un po' queste creature. Sembrano uscite da un gioco horror. Sì. Sono completamente diverse rispetto ai mostri incontrati sui titani che abbiamo esplorato fino ad adesso. D'altronde, è da notare che hanno comunque un design come se fossero dei cristalli anche. Gli stessi cristalli nucleici che siamo abituati a usare per trovare i Gladius. Esatto, che servono a evocare, tra virgolette, i Gladius. Un antico dispositivo. Rex, come al solito, è tuo. Sistema di difesa attivato. Regnante Garasha individuato in prossimità dello stradone 8. Eliminare Regnante Garasha sullo stradone 8 per ottenere ricompensa. Ok, quindi questa è una secondaria. Sì, questa è una perché secondaria, abbiamo il segnalino blu. Che significa? macchina usurata. Vabbè, questo mi servirà magari se dovrò fare un po' di grinding. esatto. Proseguiamo. Però noi proseguiamo con la nostra missione principale, come al solito, perché ricordiamo, questa è una story lore through, in realtà, più o meno, dove discutiamo dei nostri pareri della trama principale del mondo. Non è una guida completa al 100%. Sì, appunto, l'abbiamo detto più volte. Comunque, cutscene, vediamo di nuovo queste misteriose creature. Quindi non abbiamo scelta. No, siamo obbligati a passare di qua. È la mia musica preferita di tutto il gioco, praticamente. Questa è molto bella. Jin, tipo, it's my time to shine. Esatto. Comunque, ripeto, questo design di Rex con questo costume di stanno. No, sta molto meglio. Sta molto meglio. Sì, è più eroe. Mamma mia. Quanti sono, ce ne sono? Sono un numero notevole. Sono Buldo Sangue Nero, tra l'altro, il nome di questi nemici. Vedo comunque che siamo a un livello molto alto adesso rispetto ai nemici. Come al solito voglio cercare di prendere le pozioni perché qua
figuriamoci. Ma quanti sono? Sono veramente tanti. Sì, però sì, li vedo, li vedo andare giù in fretta. Sì, però siamo praticamente solo noi e Jin, perché non abbiamo gli altri nostri compagni, quindi... Esatto. Posso utilizzare solo Rex con i suoi Gladius. Sì, esatto. Jin abbiamo... solo anche lui. Abbiamo come Ductor solo Rex e Jin in questo momento, anche se Jin sappiamo che in realtà è un Gladius. Sì, lo dimostra, è un Gladius molto ma molto potente poi. Lo dimostra il cristallo che ha sulla testa, il cristallo rosso che ci ha svelato un po' di episodi fa. Cristallo che nascondeva con la maschera che teneva. Eh sì, lo faceva apposta. D'altronde lui era l'unico della torna che all'inizio non utilizzava altri Gladius come compagni. Esatto, 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 è vero, perché ricordiamo che invece Malos aveva un Gladius all'inizio del gioco, durante la missione sulla nave perduta dove abbiamo ritrovato Pyra. Esattamente, adesso che andiamo di un bel attacco. Ah, è vero, non posso farlo! Che tristezza, non posso fare neanche l'attacco finale. Che poi com'è che si chiamava il Gladius di Malos? Di Malos, mamma mia, adesso non mi viene neanche in mente. Magari Sever, lo mettiamo, tipo, lo mettere... una cosa sì, del... bravissimo, bravissimo, sì. Sever, mi pare. Sì, era Sever, bravissimo, è una memoria di ferro. Che non era male dal punto di vista no, del design, in comunque. New Game Plus lo potete sbloccare. Se giocate New Game Plus potete utilizzare tutti i Gladius della torre. Sì, hanno aggiunto anche... anche degli altri Gladius che nominare adesso potrebbe essere spoiler, però. Sì, sì. In questo momento. Dai, comunque li hai quasi fatti fuori. Pozione, pozione! Vedo che ne sì. hai una... Sì, mi dispiace non poter utilizzare l'attacco finale, che almeno facevo piazza pulita, ma purtroppo... Dai. Ma ci sei quasi comunque, sì. Vedo che... Sì, certo. Non manca tanto. Comunque il nostro obiettivo adesso è cercare i nostri amici, in sostanza, perché da quello che abbiamo capito da Brigid, sente le armi di Morag vicino da qualche parte. Sì, sente la presenza della sua Ductor, comunque. Sì, perché ricordiamo che sono proprio connessi. Oh, comunque non credo di aver mai visto durante le nostre puntate l'HP dei nemici scendere a questa velocità. Cioè, si vede... No, per fortuna. No, ma allora c'è da dire che a questo punto li ho anche allenati abbastanza bene i personaggi. Certo, non ho mai visto. È un gioco dove bisogna un po' molto grindare se vogliamo fare danno. Perché come ricordiamo, come dice Fedor tante volte, è un combat system molto lento. Esatto, diciamo che comunque per compensare. Per grindare in maniera più veloce conviene fare anche tante missioni secondarie, sì, perché le secondarie sono estremamente d'aiuto per... Soprattutto quelle dei Ductor, sì, dei Ductor, dei Gladius che offrono tanta esperienza, solo che bisogna sbloccarle, diciamo, attraverso il Certo, diagramma. Sì, in base poi alle caratteristiche che abbiamo già mostrato comunque nelle puntate precedenti. Dai, l'ultimo Guldo. Beh dai, mi aspettavo peggio, sarò sincero. Adesso lo faccio anche cadere in teoria. Esatto, dai. Ottimo. Oh, buono. Ce l'abbiamo fatta. Alla grande, direi. Il nostro vecchietto ha ragione. Lo dicono anche loro. Brigid, brava Brigid, la stessa cosa che ho detto prima io. Esatto, il mondo dell'architetto, del creatore di Arnest. O almeno è qua che è nato, esatto. Tanto pare, proprio la sua terra natale. Esatto. Ma non è che sono immagini, è da che... Da cara cosa, Watashimo aitai. こんなすごい文明を築いてたんだろう。それならきっとすごい。これがか。ただの瓦礫の山だ。見ろ。 Beh, è vero. Sì, beh, però fantastica, fantastica nel senso che era molto avanzata. Avanzata e imponente, gli edifici erano imponenti. Sì. Arustono,
俺たちが何をしたって言うんだよ。Come al solito con la faccia sì. tristissima. Sì, sì, Gina ha sempre questo sguardo malinconico, perenne. D'altronde è molto bella questa parte di storia perché riusciamo un po' a parlare, cioè il cast riesce più a parlare con Gina e capirlo sì. meglio. Sì, sì, a comprendere le ragioni che muovono il suo volere, il suo agire. Allo stesso tempo è interessante anche il discorso che Gina ha fatto poco fa. L'architetto non sembra essere per nulla una divinità dotata di poteri speciali, bensì qualcos'altro, molto più umano. Però per adesso sappiamo solo questo. Comunque vediamo qua i nostri membri della torre che stanno cercando di raggiungere proprio Jin. Stanno scendendo, infatti anche loro non sono abituati a scendere al di sotto del mare di nuvole. Però comunque apprezzo anche... Nel senso che anche loro, essendo comunque cattivi, ci tengono uno all'altro, ci vogliono salvare Gina a tutti i costi. Assolutamente, sì, sì, sono un gruppo unito comunque. Come una famiglia tutto. Anche loro, alla fin fine, in un certo senso. È vero, è vero. Questa non è la è la Monoceros questa qua. Sì, 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 è proprio la nave. Sempre lei. Sì, sì, è sempre la stessa dall'inizio del gioco. Molto avanzata, d'altronde a quanto pare l'ultima rimasta della torna. Ricordiamo la vecchia civilizzazione che è andata a scomparsa. Esatto, che potete, di cui potete vedere di più nel prequel. Venduto come DLC. Però sono 30 euro. Che vale tutta la pena, insomma. Sì, sì, oppure 40 euro se volete andare di fisico. Assolutamente, perché aggiungono molto a livello di trama e di lore. ここには人間が上だっていずれこうなるだから神話本当にそれでいい molto cupo comunque vederlo dall'alto beh non che dal basso sia sì, sì, sì. un luogo allegro col buio e vedere tipo il fulmine che fa vedere proprio le rovine così con questo verde vero. Bellissima l'entrata della Monoceros. Un bel design, mi piace. Sì, quella nave. Sì, sì, assolutamente. Questi qua sono proprio in ginocchio. Io vado là. Ok Cosmos, lascio a te la lettura del dialogo così andiamo meglio, visto che io ho quel secondino di ritardo, sì, perché sì, il gioco mi sta vedendo trasmesso in stream. Sì, io sto facendo la stream privata verso Fedro, chiediamo scusa, sarà un po' così con gli episodi però. Allora, il titano tornese vuole vederlo da vicino. Chiunque lo vorrebbe. Avanti, andiamo con lui. D'accordo. E notare là in fondo cosa c'è. Molto molto interessante la cosa che abbiamo davanti. Ciao ragazzi, state momento. Pregando, ma proprio cioè, lo stanno guardando come se fosse... In adorazione, sono in adorazione. Comunque entro secondo nel menu, semplicemente per sbloccare a Mitra il solito potere, perché ricordiamo sì, sì, che sì, sì, questo benissimo. Gioco non è perfetto da questo punto di vista. Sì, sarebbe... Diagramma dell'Intel, eccolo qua. Sarebbe comodo se si sbloccassero in sì, automatico. Sì, non capisco questa scelta, veramente molto strana, però vabbè. Sì, sì, molto particolare direi, comunque, vediamo, vediamo. Adesso... Cos'è che abbiamo davanti a noi in questo momento? Facciamo vedere che è interessante. Cosa sarà mai? È interessante dare un'occhiata. Sì. Questo qua, ragazzi, è proprio l'albero del mondo. Ci stiamo avvicinando. Eh già. Stiamo arrivando alla nostra meta. Stiamo raggiungendo la meta che Rex si era prefisso di raggiungere, appunto, fin dall'inizio del gioco. Sappiamo che vuole portare Pyra all'Elysium. È l'obiettivo che si è posto in mente. D'altronde non abbiamo scelta perché è l'unico modo che abbiamo per poter risalire comunque verso Arrest, anche se fosse. Comunque sì, adesso i nemici come al solito non ci attaccano perché abbiamo disattivato la battaglia automatica.
Quindi in teoria qua vi facevo un po' un bel ambush mentre eravate sul run. No, infatti perché erano comunque un buon numero di avversari, quindi certo, ok, certo. Ci siamo, stiamo entrando. Tenno senhai doushi no tatakai no ato ja na. Sugoi tatakai datta nda ne. Mitra lo sa. Ira no Arus no hara da. Kōkoku Ira demo kagirareta mono shika koko no sonzai wa shiranai. Konna basho ga atta no ka. Koko wa Arus no hara. Kore wa Blade. Sì. Demo Arus mitai na sugata shite masu mo. Arusu e no hentai no katei de kuchita Blade tachi da. Arusu wa sono tainai de koa kristallu o seisei suru. Altro colpo di scena. Svelato il mistero che nel nonnetto ci aveva detto un po' all'inizio del gioco, ci aveva fatto un po' capire. Infatti lo fanno anche vedere. Esatto. D'altronde, piccola parentesi, questa parte qua che vediamo qui, questo pezzo di terra con i Gladius morti dentro, in Torna riuscirete proprio a trovare questo posto come era 500 anni fa. D'altronde, infatti quando l'avevo visto, come al solito, ho detto l'attenzione al dettaglio non manca. Comunque scopriamo che i Gladius si trasformano in titani e questa è la vera natura dei colossi che siamo stati abituati a vedere. Vediamo cosa dicono. Hikari? Kono sekai no kotowari yo. Arus to nareba Blade de atta koro no kyoku wa naku naru. Koa ni modoru toki to douyou ni na. Esatto, è equivalente allo stato di cristallo per quanto riguarda la memoria. La perdita di memoria avviene comunque se si trasformano in titani, come quando ritornano ad essere dei cristalli. Quindi scopriamo che tutti i titani in realtà a un certo punto erano dei Gladius in sostanza. Sì. Tra l'altro qui possiamo notare delle uova. Cosa sono? Sembrano quasi delle uova. Sì, sono proprio delle uova. Erano proprio delle celle fatte apposta per la trasformazione. Infatti qua dentro purtroppo è morto uno che stava subendo il processo di trasformazione. Quindi sembra quasi che i Gladius, nonostante siano sostanzialmente delle armi che vengono impiegate per combattere, in realtà abbiano un'origine biologica. Possiamo vederlo da qui, da queste uova. Certo. Molto, molto creepy in un certo senso. Sì, assolutamente. Ma questa zona di per sé in generale è molto pesante su certi argomenti. Però la cosa che mi sono sempre chiesto, mi piacerebbe vedere tipo il design di come erano i Gladius degli titani che conosciamo all'interno del gioco che abbiamo esplorato. Dei titani, esatto, sì, tipo del Gormoth, Noturaya, il Morardane, come era una volta proprio da Gladius. Dunque dobbiamo salire verso la zona alta dell'albero del mondo. Certo, bisogna proprio bisogna raggiungere proprio la zona alta e trovare un modo non solo per ritornare al rest, ma anche per arrivare a questo Elysium, visto che ormai ce l'abbiamo fatta finalmente raggiungere questo albero. Esatto, qua. Siamo alla base dell'albero, il nostro obiettivo è raggiungerne la cima, perché come ci è sempre stato detto più volte durante l'avventura, l'albero del mondo è il luogo che ospita nella sua parte più alta, nella sua cima, appunto, l'Elysium, il luogo in cui risiede l'architetto certo, che pare essere nato in questo mondo e che pare essere, secondo le leggende, secondo quello che è stato detto da tutti i protagonisti, colui che ha dato vita al mondo di Alrest e a tutto ciò che ne fa parte, l'intero creato. Comunque ci siamo. Siamo in una zona molto ampia e adesso... Che già lì ti fa venire qualche idea. Esatto, esatto. Proprio un murale dove spiega tutto il ciclo. Il ciclo di nascita.
dei Gladius, dei titani. Ciclo di vita di un Gladius. Adesso vediamo Mufasa che ci viene vicino. Quanti dettagli però a livello di trama, pazzesco. No, no, io penso che la trama di questo gioco sia un... penso di tutti i giochi che mai ho avuto modo di giocare nella mia vita, questo assieme a The Witcher 3, l'attenzione ai dettagli è una storia incredibile. Non si sono persi nulla. Vero? Nulla. Quindi umani e Gladius un tempo vivevano a pari, proprio come pari. Colpo di scena, ennesimo colpo di colpo scena. Di scena. Sì. Colpo, sì, questo periodo qua sarà proprio molto interessante. Sì, sì, questa parte è pregna di rivelazioni. Proprio senza pietà. Eh sì, questo è un flashback, ovviamente. Vediamo anche che è così a causa della palette cromatica. Il filtro, anzi, è meglio dire. Guardate un po'. L'ora. C'è. L'ora è Jin. E qui si trovano sul titano di Torna. Lo si vede chiaramente dall'ambientazione della foresta. Abbiamo visto proprio come l'hanno colpita, poverina. Sì, loro due in realtà sono il perfetto esempio di come Gladius e umani vivessero in sintonia una volta. Cioè, di per sé, i Gladius, dal punto di vista, cioè molti Gladius dal punto di vista, diciamo, estetico, esteriore, sono praticamente uguali agli umani. La differenza è quasi... non si riesce quasi a vedere. Guardate la disperazione nella sua faccia. Molto espressivo qui. Terrorizzato proprio. Proprio dal pensiero di perderla. Sì, 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 assolutamente. Di perdere lei, di perdere anche tutti i ricordi a lei legati. Però c'è anche da dire una cosa, Jin ha conservato i ricordi. Jin ha conservato i ricordi di lei. Perché non è mai diventato un cristallo. Esatto, esatto. Anche perché abbiamo visto che Lora comunque è tenuta all'interno di una di un cristallo proprio, se non ricordo sì, male. Per mantenere il corpo. Esatto, però tutta istosta che kimi to ore ga ikiru hōhō ga. E qua ovviamente non ci viene detto. Ma possiamo immaginare. Sì, possiamo immaginare. Ed ecco qua. Che il nostro genio diventa un flash eater. Un flash eater, esattamente. Quindi in sostanza... è come se le avesse preso lo spirito, invece il corpo è rimasto vuoto. Sì, esatto, è un involucro vuoto. È un involucro vuoto. Il suo spirito è come se vivesse dentro Jin. Dentro Jin. In Berserk, proprio arrabbiatissimo.
fatti fuori tutti. Jin rappresenta proprio la potenza in questo gioco, è pazzesco. Ma d'altronde è una cosa che il gioco non spiega, però secondo me è molto plausibile che sia così. Quando si diventa un flash hitter, secondo me un Gladius diventa molto ma molto più potente. Sì, è molto probabile, perché assume il potere del Ductor che lo comandava, veramente probabile. Esattamente. Perché se consideriamo tutti gli altri flash hitter che abbiamo incontrato, Nia stessa anche. È una flash hitter. Sono molto più speciali. Vero. L'espressione di Rex. Proprio questa musica in sottofondo proprio trasmette perfettamente questa scena qua. Sì, beh, livello di musica, lo abbiamo detto più volte. Raggiungiamo delle vette altissime. Quindi è praticamente un ciclo continuo di creazione e distruzione. Sì. Sì, sì. Perpetuo proprio. Ma probabilmente l'architetto l'ha fatto questo ciclo per far sì in modo che c'è sempre un pezzo di terra per gli umani per sopravvivere, certo. Su cui appoggiarsi proprio letteralmente. Sì, esatto, sul mare delle nuvole. Povero Van Damme. E poverina anche Hazy, in realtà. Il mondo è stato distrutto. それがあんたの本当の目的とは思えないんだ。なぜそう言える？現に俺たちは。あんたと戦って気づいたんだ。あんたの目は。悲しすぎる。L'abbiamo vista tutti, la tristezza negli occhi di Jin. 初めて会った時のホムラみたいだった。面白いことを言うな。お前がどう思おうと勝手だ。俺たちは目的を遂行する。俺たちをこのような存在に作り上げた神と。Jin è più che mai deciso. È più che mai deciso. Ma fin dall'inizio, praticamente, questo è stato il suo obiettivo fin dall'inizio. Ora ne capiamo le ragioni, però. Inizialmente sembrava solo cattivo e basta, ma di per sé è arrabbiato. È arrabbiato con tutti quanti, perché... Sì, esatto, col mondo in sé, praticamente. Col mondo in sé, esatto. Anche con questo ciclo continuo. E mamma mia, che brutto. Programmati per agire in modo indipendente e distruggere. Come muove il braccio, Pop. Sì. Molto attuale, so. Comunque, per quanto riguarda le tematiche, che parla appunto di arroganza umana. Comunque, certo. Siamo contro il Guldo Infernale, che ovviamente è il boss di quest'area. Sì. Lascio a te la spiegazione, Cos, di sotto, quella che certo. C'è qua sotto. Se cerchi di affrontare il Guldo Infernale nel solito modo, avrai difficoltà a sconfiggerlo. Sarà molto più semplice se attivi la forma definitiva di Pyra Mitra. Pluma. Solo per questa volta riempirò la barra del gruppo e annullerò il tempo di attesa, così potrai attivare la forma definitiva e combattere nelle migliori condizioni. Quando la barra del gruppo è completamente piena, scatena la forma definitiva di Pyra Mitra premendo X mentre tieni premuto R. Quindi sarebbe quello che abbiamo visto nel tutorial anche prima. Quindi facendo così,
Andiamo, ed eccola qua. Oh, Pnuma. Sarebbe interessante scoprire chi è a parlare nei tutorial, visto che... Sì, visto che parla proprio in prima persona. Esatto, sembra quasi un'entità, l'entità tutorial che ci aiuta a risolvere appunto i problemi della nostra missione. Cioè, anche il potere di caricarci la barra, oltre che a spiegarci le varie meccaniche di gioco. Certo. Come dicevi tu, spesso e volentieri anche nelle puntate precedenti, Xenoblade Chronicles 2 è bello perché fino alle parti finali aggiunge in continuazione nuove meccaniche di gioco. Pnuma è entrata in scena alla fine dello scorso capitolo, e ormai siamo al capitolo 8. Certo. In questo momento siamo vicinissimi alla conclusione della storia di XC2, come si chiama in gergo. Ad ogni modo, vedo che comunque, nonostante tu sia... ma lui è di un livello più alto. Sì, sì, ma nonostante questo, vedo che danno ne provo, che gliene fai. Sì, allora, l'unica cosa è che comunque, anche se ci ha dato la barra al massimo, Pnuma non rimane per tutta la battaglia, c'è proprio un timer. Certo, rimane. E mi sembra che non si possa utilizzare più di una volta per battaglia, se non mi ricordo male, quindi. Però comunque siamo riusciti a fare questa parte di battaglia perché era un po' scriptato. Sì, bisognava sì. raggiungere un certo punto di HP del boss. Sì, comunque sei stato molto molto veloce per sé. Ci vediamo un Rex che ragiona più velocemente con... non c'è niente più che lo spavento oramai. Sì, 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 anche perché dopo tutte le peripezie che ha passato, ed ecco qua la cavalleria. The cavalry, sì, esatto, the cavalry has arrived. Il resto del nostro gruppo che nel momento peggiore è arrivato a dare una mano. Ci sono di nuovo tutti quanti, non manca nessuno. Siamo Morag, la formazione è cambiata. So già cosa farai. Puoi trasformare in questo momento Nia? No, non si può fare. Non puede, purtroppo no. Non si può fare, non si può fare. No, no, mi ricordo che anche quando avevo giocato la prima volta ho detto no, non posso usare Nia. No, vabbè. Perché so che lei, Nia Gladius, fa parte della formazione che di solito tu mantieni. Sì, nella parte la metterò nel prossimo episodio, però purtroppo qua la storia non mi impedisce di farlo. È proprio per plot reasons in questo sì. momento. No, comunque sì, sostituirò, la lascerò Finch, la tolgo Crossetta e metto Nia al posto, in sostanza. Comunque vedo che si sta procedendo molto molto rapidamente, è pazzesco. Sicuramente certo. Le battaglie con i boss richiedono tanto tanto tempo, anche se sì, si tanto è tempo. Allenati. Vedo che Zeke ha il 61 oltretutto, quindi è addirittura di un livello più alto. Sì, lui è quello più alto. Rispetto al nostro nemico. Che questo sostanzialmente, cioè, è una sorta di... Gladius che non si è formato al 100%, cioè cos'è questo mondo? Lo vedremo più avanti, la risposta verrà data. Ok. La risposta verrà data. Non è proprio un Gladius, doveva diventare un Gladius ma è andato qualcosa storto. Diciamo. Infatti, sì, sì, tipo una sorta di esperimento biologico, visto così, lo diceva Jin, se non erro, prima che cominciassimo lo scontro, appunto. Vedo che hai tolto... Jin si toglie automaticamente, quindi... Sì, sì, lui si toglie automaticamente, non combatte più con noi. Apposta perché abbiamo ormai già il party al completo. Peccato da un lato perché sappiamo quanto Jin sia forte. Sì, sì, d'altronde lui c'ha quella combo lì che fa tutti i quattro le combo Doctor in un colpo solo. No, sto cercando di fare un attacco finale, se riesco. Così almeno siamo quasi a metà comunque della barra e in caso dobbiamo distruggerlo, cioè non ci sono altre forse fasi. Ce la facciamo. Sì, dai. Scoppio nucleare. Molto bello il design di Pnuma, veramente. Sì, bello. No, Pnuma ha un design bellissimo, non c'è nulla da dire. Anche se io resto Team Mitra, l'ho detto più volte. Sì, se devo scegliere tra le due assolutamente. Ok, adesso sei anche con le però in my heart, Nia. Lo sappiamo che sei fan di Nia.
Oh, scoppio, perfetto. Tora, ma cassette. Dai. Ok. D'altronde, quando finiamo questo punto qua, possiamo finalmente fare la side quest di Tora per avere l'ultima forma di Poppy. L'ultima forma di Poppy, che effettivamente sarebbe interessante. Sarebbe ora, che d'altronde da tutti è considerato quasi la Blade più rotta di tutto il gioco. Com'è che si chiama? È Poppy Alpha? Poppy Cutie Pie. Ah, Cutie Pie, ok. No, ma in italiano mi sa che le hanno cambiato nome, come sempre. Probabile. In giapponese era JD, che significava qualcosa, ma non mi ricordo cosa. E dopo vediamo quando... Mamma mia, il danno. Sta venendo giù. Shiba, dai. Sì, beh, mi sa che avrà veramente poca vita davanti questo... Sì, sì, sì. No, comunque è andata più veloce la battaglia di come mi ricordavo. Ma perché sei super livellato, anche per quello, secondo me. Fa tanto. Essere di livello alto... E avere le tecniche giuste fa tantissimo. Beh, fa tutto, sì, ma questo discorso... gioco premia tanto come vi organizzate la squadra. Sì. Se riuscite a farlo come si deve. Sì, come ho detto spesso, è quasi più importante la preimpostazione della squadra che il combattimento. Combattimento stesso, sì, perché qua alla fine è solo una questione di premere i tasti. Esatto, sì, è una delle cose che ho sempre criticato a Xenoblade Chronicles 2 e su... la quale molti non sono d'accordo con me, posso comunque comprendere. Sì, ma alla fine è questione di gusti. Sono d'accordo che è un combat system molto molto lento, però è sicuramente originale sì, e l'idea, certo. E l'idea dei Gladius comunque è molto... Mi piace questa posizione proprio sì. Sul culo di Pandaria. Sì, che poi non gliel'hanno neanche renderizzato per bene il sedere. Sì, non è neanche renderizzato bene per colpa della cam. Esatto, dai, manca pochissimo. No, comunque sono un po' curioso di vedere anche nel Definitive Edition del primo gioco i cambiamenti che hanno fatto. Soprattutto sì, saranno numerosissimi i cambiamenti, soprattutto a livello grafico e a livello di modelli dei personaggi e anche di arte. Sì, cioè, hanno cambiato un po'. Sì, l'arte è la cosa che mi ha fatto più piacere in assoluto, devo essere sincero. Nel caso della Definitive Edition possiamo parlare più di remake che non fa di remaster. Comunque. Sì, è il solito discorso del una via di mezzo, secondo me. Comunque è stato distrutto. Sì. È andata molto bene sta battaglia. Mi stavo un po' preoccupando per il livello all'inizio, più alto nella mia run. È andata alla grande, direi. Vediamo cosa succede. Qua vediamo un tesserino, a quanto pare, di qualcuno. Rex partecipa. Comunque Rex si è accorto di qualcosa e verrà spiegato più avanti. Questa è una buona risposta alla domanda che mi hai fatto prima, comunque. vedremo. Sì. Inquietante comunque quel nemico, sì, come sì, tutti design, gli altri proprio... nemici che abbiamo visto. Ed eccolo là, lo vediamo proprio bene adesso. Sì. Nia che non perde occasione di prenderlo in giro. Rex, Kei wa rikai shita ga, ano mono, yahari kanka surukoto wa dekinai na. Mora che non ha tutti i torti. Certo, comunque a quello dice anche Zeke. Sta tanto attenta. Yurushi o koi to wa iwan. Daga, koko o nuketa ato wa renkou sasete morau. Sempre se ci riuscirai, Morag. Stagaenu toyu no naraba. Ii na, Kagutsuchi. Hai. Merefu. Ma succede qualcosa. Ed eccola qua. Sono riuscito ad arrivare anche loro. La mono Ceros. Sorpresi di vedere Jin con loro. Eh beh.
こらで一網打尽にして。なんでです？あ、わかりました。何？シン？ああ、ma da quando qua ci sono i comunicatori, quelli tipo il Bluetooth? Sì, questo effettivamente è vero, è la prima, mi sa che è la prima volta che li vediamo comunicare in questo appunto. Modo, non ho ricordi in altri punti del gioco. Però se non altro ha mantenuto la sua promessa. Eh sì, Jin è molto leale, per quanto possa sembrare assurdo. Sì e no, dai, diciamo che comunque all'inizio del gioco no, all'inizio del gioco, all'inizio del gioco no, però diciamo che non fa mai le cose a caso, diciamo che non fa mai le cose questo sì. Casualmente ha sempre, cioè è leale verso le promesse che mantiene, secondo me, non tanto verso una persona o un'altra, diciamo che è più un uomo d'onore, ecco, forse si riesce a rendere meglio con questa definizione il personaggio di Jin, cioè mantiene onore a ciò che promette. Certo. E qua vediamo Jin che dice una cosa interessante a Brigid per il discorso che si erano fatti prima. Mi mancava la voce di Dromark. Anche a me. Arigato gozaimashita. Ma non l'ho mai detto per plot reasons. Esatto. メツとは違う。知れば Sì, è un po' una scusa del piffero, però vabbè. Il suo di paera è vinto. Beh, insomma, quale fardello porti tu per lei, Rex? Questo viaggio direi che è già un fardello, sì, abbastanza grande. Sì, appunto. Azzurda. Intanto mi immagino Nia in un angolino che piange dopo... Sì, sente Rex pronunciare questa frase. Matusa. Fatalità, poi lei che le chiamo. Dio, Azzurda, diciamo che non sei esattamente un giovincello, quindi... Quindi di per sé anche Azzurda è stato un Gladius un tempo, se vorremmo, perché di fatto... Molto era probabile che aveva... Aveva magari un design da drago, probabilmente, considerando quello che è. Considerando come anche quello tipo che Gormoth, è tipo una specie di... Cos'era? Una specie di capra quasi, praticamente. Sì, è un enorme caprone, in teoria, un enorme... Forse cervo, mi verrebbe da dire, un enorme cervo. Caprone. Vabbè, comunque direi che per oggi ci fermiamo qui. Chiediamo ancora scusa se magari l'episodio non è perfetto come gli altri, perché questa è la prima volta che facciamo un episodio utilizzando questa metodologia. Tutta nuova. Però speriamo che comunque l'abbiate apprezzato comunque. E ci vediamo alla prossima puntata, all'episodio 36. Non dimenticate di lasciare un like e un commento e di esprimere la vostra, come sempre. Noi ci vediamo alla prossima. Buona serata, ragazzi. Buona serata.大空洞がほとんどなくなっている。大空洞はサーペントが消えたことで大空洞も消えたというわけか。雲海の上にいればそのまま渡れたかもしれませんね。登れなくはなさそうだけど、登山どころの騒ぎじゃないよこれは。皆さんこちらへ。ホムラ。